Salve, buongiorno a tutti. Siamo qui in diretta dal Pisa Book Festival con il blog Vivere nei sogni con i libri e siamo qui per presentare lo scrittore. Carlo Menzinger. Allora, la mia prima domanda a Carlo è questa. Praticamente mi ha raccontato un po' il suo genere e è un po' diverso dal solito. Si tratta di ucronia. Quindi vorrei chiedere a Carlo di specificare cosa voglia dire questo genere letterario e anche perché abbia scelto questo genere letterario. Allora, l'ucronia è un genere letterario molto antico perché in realtà il primo a scriverne fu addirittura Tito Livio. Il termine fu inventato nel 1857 da Charles Renouvier per una cosa in realtà non di narrativa ma di saggistica, un'analisi della storia. Cos'è? È storia alternativa, cioè immaginare uno sviluppo della storia diverso con un qualche evento che nel passato si sia sviluppato in modo differente. Allora, io di romanzi ne ho scritti vari, non solo cronici, ma anche thriller, fantascienza e altro. Il mio primo romanzo ucronico si chiamava Il Colombo Divergente e credo che sia molto esemplificativo di questo genere. Io lì immagino Cristoforo Colombo che arriva in America e per il gesto di un indigeno locale si trova ad andare a incontrare gli Aztechi, cosa che nella storia non ha fatto, e quindi la sua scoperta dell'America si interrompe. Okay? Quindi abbiamo cambiato la storia con il semplice gesto, questo io dico è importantissimo nell'ucronia, perché basta pochissimo, ci sono una teoria storica che dice basta una farfalla che batta le ali in un continente, che in un altro continente abbiamo un uragano. E nei miei libri è un po' così. E ciò Allora. serve anche a noi, diciamo così, per far capire che basta un piccolo gesto. Infatti abbiamo deciso di presentare cinque libri. Una sarebbe una trilogia, una serie della quale Carlo vi parlerà, e questo è l'ultimo uscito, Apocalissi Fiorentine, ambientata a Firenze perché Carlo vive prettamente a Firenze e parla anche del nostro futuro, dei cambiamenti che possono essere fatti a livello globale e ora ce ne parlerà meglio lui per sapere cosa secondo lui possiamo fare noi giovani, coloro che seguono Greta Thunberg e il movimento Fridays for Future. Sì, guarda, questo libro, appunto, Apocalissi Fiorentine, è un romanzo, è un libro di racconti distopici ambientati a Firenze. Perché? Perché, appunto, stiamo vivendo un momento di crisi ambientale, surriscaldamento, inquinamento, deforestazione, eccetera, eccetera, sapete meglio di me. Ma sono tutti temi che vengono vissuti come lontani da noi, no? Si dice, beh, si sciolgono i ghiacci, è un problema degli orsi bianchi, tagliano le foreste amazzoniche, è un problema delle tribù dell'Amazzonia. E invece portiamo nelle nostre città queste problematiche. E quindi in questi racconti ci sta questi temi, ma non solo, ci sono varie altre fragilità urbane. Quindi sono racconti che prendono la storia di Firenze dalle sue origini al futuro. E vari momenti di crisi della città per far vedere come il nostro ambiente è Quindi, duro. per concludere e mostrare un po', questo è un nuovo genere, nuove novità e secondo me vanno apprezzate tutte, sia grandi che piccini, ovviamente ognuno al suo livello di comprensione, possiamo dire così. E secondo me questo è tutto, grazie a tutti voi, grazie per averci seguito, alla prossima. Grazie a tutti e a presto.